Di presentarvi un autore che ha 35 anni di carriera poetica e anche autore di racconti. Carlo Molinaro con il libro Nel settimo anno, il primo premio per l'edito di poesia che gli verrà consegnato da Liana De Luca. Poesie sofferte, delicatissime, che trattano l'amore e ne mettono a nudo l'assenza di diritto e di giustizia, l'investimento di cura, attenzione, sogno, sviluppato dal corteggiatore, a fronte del quale è corrisposto proprio nulla, nulla, nulla. Sono parole del poeta. Secondo l'alto teorema del poeta provenzale Geoffrey Rudel, che cantò il suo Amor de l'Homme per la contessa di Tripoli Melisenda, di cui si innamorò perdutamente solo avendo ammirato il volto in un quadro e raccolto notizie indirette sulle virtù e sulle doti della donna. L'originalità della proposta del poeta Molinaro, espertissimo autore torinese di poesie della realtà e del quotidiano, era chiusa nell'aver saputo far rivivere con sapienza e con palmare efficacia nella cruda realtà contemporanea di oggi, tendenzialmente sgarbata e maschilista nei rapporti d'amore tra uomo e donna, ha fatto rivivere il più alto esempio di amore sofferto e disinteressato di un uomo dedicato alla donna, con l'unico scopo di rendere omaggio alla gentilezza e alla bellezza femminile. E questo libro è il culmine di un percorso reale, in effetti. Credo che non sarebbe potuto, almeno in letteratura tutto è possibile, ma io non avrei potuto inventarlo. La persona che l'ha ispirato è una persona reale, il libro ha una sua, ha un suo peso, ha un suo effetto. Grazie Carlo, arrivederci, grazie ancora.